Ragazzi, mi trovo in provincia di Roma e sull'auto ho caricato il totem che conterrà tutti i componenti della Victron che avete già visto in questa playlist fantastica. Ebbene, un prodotto eccezionale me l'ha fatto Roberto, un carissimo amico del canale che è un saldatore d'eccellenza. Tutti i dettagli fra pochi secondi, esattamente nel mio laboratorio. Ci vediamo sulla scrivania. Buona visione e iscrivetevi al canale. Ragazzi, l'avete capito, sono all'interno del mio laboratorio dove oramai mi diverto a produrre questi video per tutti voi ragazzi. La mission: aiutare tutti voi a produrre la propria corrente salvando il pianeta, quindi dando anche un occhio su quello che deve essere sempre il corretto utilizzo delle cose senza inquinare. E cosa c'è di meglio del sole, del vento e dell'acqua? Ebbene, in questo video, ragazzi, l'avete visto nell'immagine iniziale, sono tornato da Roma e mi sono portato questo totem che adesso vi descriverò. In questo video parlerò proprio di questo componente, perché per un impianto di questa tipologia con 4 batterie che pesano più di 100 kg l'una, vi ricordo che queste sono della Mani grado A e quindi hanno un peso cada batteria più il box eccetera che è veramente importante. Ora le possiamo posizionare anche una sull'altra eccetera, ma ho pensato per questa serie di Victron, visto che questa è una serie che costa, di farmi realizzare anche questo totem, che non è costato poco, ma proprio perché è di qualità. I soldi che ho speso, ragazzi, li vale tutti. Questo me l'ha fatto Roberto, un caro amico del canale che salda in maniera eccellente, e sotto questo video trovate la sua email se volete contattarlo per sapere quanto costa, cosa volete farvelo due posti, tre, quattro, piuttosto che con queste finestre. E tutti i dettagli li vediamo adesso. Sono inoltre anche sul inverter della Victron. Questo inverter è un 15 kV, quindi potenze esagerate, e con questo impianto, ragazzi, io l'ho messo in laboratorio, ma qui facciamo andare una casa, una villa, un condominio, e facciamo andare anche un'azienda, che sia agricola o no. Ebbene ragazzi, questo inverter è fantastico. Chiaramente qua siamo in fascia di prezzo superiore, e su questo canale avete visto che tutte le playlist, dalla 12V, 48V, mega impianto, adesso anche Victron, poi ci saranno le turbine idroelettriche, avete visto le eoliche, insomma il canale si chiama Energia Fai da Te, proprio per questo motivo. Ebbene, se siete interessati a questo progetto con queste strumentazioni, contattate anche l'azienda che oramai è parte di questo canale per serietà e professionalità, che è la FGS. Contattate Andrea, anche essa è prefigurata sotto questo video, quindi c'è anche lì l'email per il contatto, in modo che possiate parlare direttamente, chiedere, farvi fare preventivi. E questo email vi fa accedere direttamente al loro sito, dove potete dare anche un'occhiata di quelli che sono prezzi, caratteristiche e dettagli. Dopodiché potete scrivere ad Andrea, che risponde anche lui a tutti con la dovuta calma, perché sono saturi come me e sapete che rispondo a tutti coloro che commentano sotto i miei video, e quindi vi invito anche a farlo. Ebbene ragazzi, parliamo subito, cambiamo inquadratura, andiamo a vedere i dettagli di questa bestia di ferro che sostiene le 4 batterie della Mani per un totale di 60 kWh, e vediamo anche a cosa servono le finestre che ho fatto posizionare, saldate ovviamente, su questo Totem Victron, così come l'ho chiamato. L'immagine la faccio partire proprio dal Bluetti, che si trova al 98%, e questo fa capire quanto con i pannelli fotovoltaici sulle vetrine riesco ad alimentare il mio laboratorio. Questa è una cosa fantastica. Però passiamo a quello che sarà il sostituto di questo Bluetti, proprio perché qua i test si fanno a dismisura. Ebbene ragazzi, questo è il totem, vedete? Piastre a pavimento saldate, ci sono le colonne portanti di tutto ferro, ragazzi, tutto saldato, fatto bene. Ebbene, Roberto mi ha fatto fare le staffe, che sono più ampie,
e c'è una sorta di gioco tra una batteria e l'altra, anche sul lato, vedete? Ve lo faccio vedere qui perché qua c'è circa 1 centimetro, vedete? A questo punto la distanza che c'è serve proprio a garantire che se utilizziamo batterie diverse possono stare all'interno del totem, sia in altezza, vedete, che in larghezza. C'è una sorta di aria di circa 1 centimetro. Il totem è questo, realizzato in questo modo, vedete? Qui ci sono queste, chiamiamole orecchie, ebbene nella zona centrale sarà posizionato l'inverter, 84 kg agganciato qui. E l'avete già capito, nella zona destra e nella zona sinistra saranno posizionati i regolatori di carica. Ragazzi, in questo modo avrò tutto su un unico totem elettronico. Poi, grande sorpresa, vedete che qui ci sono due trapezi che devono sostenere che cosa? Questo non ve lo dico perché sarà una sorpresa, ragazzi. E qui ci sarà la connessione di queste batterie per un totale di 60 kWh. Vi sto facendo vedere tutte le angolazioni. Ragazzi, questa è un'idea che potete, se siete capaci di saldare, farle anche voi. Ma come sapete, la disponibilità di tutti gli amici del canale, in questo caso di Roberto, è proprio per coloro che non sanno saldare, non hanno tempo o vogliono farselo fare. Bene, torniamo adesso a parlare di questo impianto che sto facendo, di questa torre, di questo totem elettronico della Victron. Ebbene ragazzi, su questo totem saranno posizionati 4 di questi regolatori di carica della Victron molto molto potenti. Questo è il top di gamma, questo regge 150 volt massimi, 100 ampere. E come sapete dobbiamo far riposare gli impianti, i regolatori di carica, quindi questi non lavoreranno a 150 volt, ma intorno ai 120 volt. In questo modo daremo anche longevità a questi prodotti che sono eccezionali, tutti senza ventola, quindi silenziosi, come lo sono del resto gli Epever. Ebbene ragazzi, oramai siete diventati competenti, state facendo tanti impianti, tante sperimentazioni e avete capito che questo impianto, quando sarà finito, non resterà qui nel laboratorio perché è eccessivo. Ebbene andrà ad alimentare che cosa? Non ve lo dico, ma potete capirlo anche da solo se insieme alle mie parole mettete insieme anche la playlist Batteria a sabbia. Ebbene ragazzi, sì, succederà questo, lo vedrete. Purtroppo sono cose un po' lente perché sono impegnative, sono importanti, non sono cose che con due cacciaviti si riescono a fare. Faccio tanti video e pian piano, come ho già detto, le playlist andranno avanti tutte, quindi abbiate fiducia, serenità e andate avanti anche voi con quello che vedete su questo canale che vi appassiona particolarmente. 4 di questi reggono 20 kW di pannelli fotovoltaici. La produzione invernale, se siamo esposti a sud, il 21 dicembre, che è il giorno più corto, per 20 kW di pannelli sono esattamente 60 kWh giornalieri. Cioè in dicembre con questo impianto riempiamo tutte queste batterie. Ovviamente il 21 giugno, che è il giorno più lungo, noi abbiamo con 20 kW di pannelli, abbiamo 100 kWh di energia prodotta. Che cosa facciamo? L'avete già capito. L'andiamo a consumare, l'andiamo piacevolmente, come si dice, a sprecare, perché non stiamo inquinando, il sole ce la dà in maniera gratuita e noi andiamo a utilizzarla per aumentare fortemente la nostra qualità di vita. Ebbene ragazzi, se avete una casa autonoma, se avete una villettina, se avete un campo, se avete, potete produrre un botto di corrente. 4 di questi che saranno posizionati nelle 4 orecchie. Qui ci sarà l'inverter, qua ci sarà la sorpresa, ragazzi. Questa non ve la posso dire, vi lascio col fiato sospeso. Ebbene, pian piano andiamo avanti anche con questa playlist, ragazzi. L'avete visto, ci vuole tempo, ci vuole energia e io faccio solo questo. Io sono solo uno youtuber che faccio anche corsi fotovoltaici, webinar, ma non installo, non, quindi mi sto dedicando al mio canale e quindi a tutti voi ragazzi. Stiamo andando avanti bene, siete molto rispettosi, commenti seri, commenti professionali, propositivi.
e quindi direi ragazzi che anche questo totem, anche questo impianto Victron rientra appieno in quello che è la nostra mission oramai comune. Ebbene ragazzi, vedremo tutti i dettagli delle barre di connessione. Sapete che all'interno di queste batterie ci sono i Seplos che consentono i paralleli, hanno un'intelligenza molto sofisticata per quanto riguarda la gestione dei MOSFET. Ci saranno cavi di una certa dimensione, molto grossi, poi vi dirò cosa, come e perché. Ci saranno i quattro regolatori, ci sarà il Victron, ci saranno le sorprese qua e tanta corrente prodotta gratuitamente dal sole con abbinamento della turbina eolica. Tutto questo, l'avete capito, sarà la centrale che guiderà poi anche la batteria a sabbia. Avremo la connessione dell'eolico anche su queste batterie. Insomma ragazzi, questo sarà l'impianto che io anni fa ho detto faccio il mega impianto, così almeno arriviamo alla fine. Dove vogliamo andare? Ragazzi, ma siamo diventati tutti energivori e non ci basta mai la corrente. Ebbene, con questo andremo anche a caricare l'auto elettrica. Tante sorprese ragazzi e tante cose realizzabili, tante cose reali. Bene, io vi ringrazio sempre, a tutti voi iscritti che mi sostenete, e vi invito a guardare tutta la serie, questa e le altre che più vi appassionano, anche per gli impianti più modesti, anche la 24 volt che parte ogni tanto con i suoi video. Iscrivetevi a questo canale e ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Il prossimo non sarà questo, però pian piano monterò il tutto per fare i vari video consecutivi. Buona giornata. We'll be right back.